55 gradi, anche un po' meno. Allora, ecco, sono arrivato alla fine del canalone. Sono arrivato al colle dove sorge il bivacco. Colle sottilissimo, creste di neve, cornici. Qua si va verso la Kufner, il Mommodi, colle della Brenva e la vetta del Monte Bianco. Ora ecco, qua si è arrivati, adesso lì dietro c'è il bivacco. Questo è il colle appena fatto. Si vedono due alpinisti francesi che sono là in fondo, stanno salendo, seguendo le mie. Ecco, ho rotto la cornice di neve e sono qui proprio sulla cresta. Qui, subito 10 centimetri davanti a me, c'è un lieve salto verticale di circa 100 metri, che poi si aggi qui si aggiungono altri 100 metri. Qua enormi. I grossi crepacci. Questo è il ghiacciaio della Brenva e qui c'è il Monte Bianco, la Gil Blanche de Peterie, de Peteret, e la Gil Noire de Peteret. Ultimo tratto di questa cresta davvero meraviglioso. Ci sono i boschi in veste autunnale che sono rossi, sembra quasi un fuoco tra i ghiacciai, è qualcosa di meraviglioso. Ecco qua, bisogna spalare per entrare perché la porta è completamente tappata. Questo è il versante più alto, la parete più alta del Monte Bianco, la Brenva. Fa davvero paura, impressionante. Questo qua è il ghiacciaio della Brenva. E laggiù i boschi di Courmayeur e della Valvenie.